Capitale, alle 6 di 6, mattina, alle sì. 6 di mattina, no? C'è gente che Insomma, sì. tanta buona volontà, ecco, diciamo, lunedì mattina di andare a correre alle 6 di mattina, poi a Trieste magari collabora. Sì, controvento, infatti. Controvento, ecco, citando anche una canzone Arisa di Sì, qualche tempo esatto. fa, ha vinto il Festival di Sanremo. E, allora, le vie della foto, un tradizionale evento, diciamo, che si svolge ormai da 6 anni a Trieste, Esatto. e raccontaci un po' di che si tratta. Allora, le vie delle foto è una mostra fotografica collettiva che si svolge tutti gli anni a Trieste. Ospitiamo fotografi di tutta Italia e anche da tutto il mondo. E praticamente abbiamo fatto una sorta di piccolo network dove all'interno di ogni locale andiamo a inserire ogni singolo fotografo. La cosa più importante della manifestazione dei fotografi stessi è quella di avere un tema, avere un messaggio da lanciare, perché appunto noi sabato mattina e sabato pomeriggio abbiamo le guide turistiche che portano in giro le persone, che spiegano, oltre che Trieste chiaramente, parlano del fotografo che espone, anzi dei vari fotografi che espongono e dei loro vari temi. Perciò la cosa più importante è avere un tema e proprio in base anche a questi noi scegliamo, perché non vogliamo temi uguali, anche per non annoiare poi le persone, no? Devono essere dei temi chiaramente sentiti, non devono essere portfolio insomma così senza un fil rouge, devono avere un messaggio che resti nelle persone, E ecco. quindi ci si può iscrivere, diciamo, essendo un fotografo, adesso magari ci stanno ascoltando dei fotografi, ci si può Sì, ancora iscrivere a questo evento? esatto, ci si può ancora iscrivere, mancano pochissimi giorni perché la data ultimissima di scadenza è sabato. Aia! Eh sì, infatti. Forza! Ma sì, di solito perché noi lasciamo, in realtà la data di scadenza era oggi, però abbiamo deciso, come sempre, di rimandare di un paio di giorni in più perché ci sono i fotografi che ritardano, ci sono i fotografi che dicono: ma no, cavolo, mi sono dimenticata di mandarti il modulo. C'è qualcuno che mi chiama domenica pomeriggio: scusa Linda, sono ancora in tempo per manda, manda, manda. È sempre così, diciamo. Sì, E quindi, quanti infatti. sono i partecipanti, diciamo, i fotografi, anche i locali? Sì, allora, quest'anno per adesso, e non sono ancora chiuse le iscrizioni, siamo già 50 fotografi, 50 locali. Perciò Wow. quindi sì, infatti proprio riempie tutto il centro città di Trieste. Noi giochiamo proprio su questa cosa, perché il giorno prima dell'apertura della mostra sono tutti quanti i locali spogli, mentre il giorno dopo sono tutti pieni di fotografie. E quindi è come se fosse, non so, un piccolo campo di margherite che il giorno prima era vuoto e il giorno dopo è pieno. Ma dai, quindi Sì, è è un proprio campo, un'esplosione un'esplosione di foto. fotografoso, adesso Sì, si direbbe, no? Pettoloso, fotografoso, esatto, sì, visto che va di fotografoso. moda questi giorni. Che ne dici? Noi ci ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo Sì. in onda, appunto, con la direttrice del progetto Le Vie della Foto, Linda Simeone. Ci ascoltiamo, Cinza. Ballato questa canzone, no? Balli tu di solito. Da sola in Reggaeton. soggiorno, Sì. quando non mi vede nessuno, mi scateno. Ecco, allora siamo in studio, in diretta con Linda Simeone, che è la direttrice e anche ideatrice del progetto Le Vie Le vie delle delle foto. Foto. Allora, sì, dai, come appunto ti stavo raccontando prima, per quanto riguarda la nascita e come proprio si sviluppa le vie delle foto, c'è una storia dietro. Ed è questa qua, sostanzialmente. Nel 2011, quando abbiamo iniziato, l'idea proprio di base era quella di avere tre fotografi e tre locali, perché appunto io lavoravo in un bar del centro città. Praticamente io avevo tre fotografi ai quali tenevo moltissimo, sono andata da tutti e tre e gli ho detto: sentite ragazzi, facciamo sta cosa, organizziamo sta mostra in questa piazza, tutti e tre appunto nella stessa piazza, così le persone per andare a vedere le vostre mostre non devono neanche andare in cerca, cioè in un unico posto, tutte e tre vicine. E allora ho detto: boh, vabbè, facciamo. Questa idea evidentemente è piaciuta tanto, nell'arco che di 2 settimane i tre fotografi hanno parlato con altri loro amici fotografi e sono diventati 27 fotografi, anzi 31 fotografi e 27 locali. Perché a un certo punto io ricevo telefonate: ma dai Linda, senti, c'è un mio amico che vuole fare, mettiti un bar anche per lui. Vabbè, troviamo un bar anche per lui. E quindi sì, da una cosa nata per gioco, che doveva essere appunto, ti dico, tre locali e tre fotografi, è esplosa. Ma infatti subito l'anno dopo, nel 2012,
2012 noi abbiamo avuto 57 fotografi e 57 locali e 61 fotografi, perché vero, qualcuno fa in doppia, ed è stata una cosa proprio inaspettata, veramente. Io ero molto contenta e sì, mi ha dato tanta tanta soddisfazione, assolutamente. Ma bravissima Linda, è piena di energie. Se volete potete anche vederla attraverso la nostra pagina web, perché di Radio Capodistria, sì, salutiamo, ciao, siamo in web e comunque anche in streaming potete anche scriverci. A proposito, noi abbiamo anche la nostra pagina in Facebook, Calle degli Orti Grandi, e comunque voi anche siete in sì, internet, assolutamente, no? Sì, noi siamo social addicted, ovvero abbiamo anche una ragazza che è la nostra amica Pamela, che saluto chiaramente, che si occupa proprio di seguirci i social. Lei si occupa di Facebook, di Twitter, anche di Instagram, è molto brava. E dopo abbiamo anche un canale YouTube, dove oltretutto abbiamo fatto anche dei video di promozione del territorio in 12 lingue diverse. È una cosa di cui sono molto orgogliosa, perché ci ho speso anche un sacco di soldi. Mamma mia Linda, sei fortissima. Sì, e quindi sì, è stato questo video in 12 lingue. Poi dopo abbiamo il sito internet, che è www.levedelefoto.it, dove se qualcuno volesse può anche iscriversi, appunto. Sì, infatti. E poi mi dicevi che è uscito pure un libro, hai scritto un libro, sì, sulle vie delle foto. Sì, esatto, è uscito pure un libro che si chiama Mostrami, e raccoglie tutti quanti i pensieri raccolti in questi 6 anni di mostre fotografiche, anche perché organizzare una mostra non sempre è una cosa semplice. I fotografi sono delle persone creative, hanno una mente geniale e brillante, che però dal punto di vista poi dopo pratico cede un pochino la genialità. Ma scusa, per questo ci sono gli organizzatori, gli artisti. Infatti. Lasciamoli fare gli artisti, poverini, se no non resta il tempo di fare arte, se devono organizzarsi tutto. Infatti, non sono dei burocrati. Sì. Esatto, per questo motivo intervengo io e quindi do una mano ai fotografi a organizzare delle mostre fotografiche di successo, di grandissimo successo. Ecco, poi ci dici da quando a quando, ma intanto ci ascoltiamo una bella canzone di Noemi. Tu cosa ce l'hai? C'hai una macchina fotografica in borsa? Oppure il cellulare, perfetto, quindi non sei una fotografa. No, ma questa cosa te la racconto dopo. Va bene, adesso andiamo. Oh, quante cose si possono trovare nelle borse delle donne, ma penso nella tua un sacco di idee, di cose bellissime. Siamo con Linda Simeone, l'ideatrice, la direttrice del progetto Le Vie delle Foto in quel di Trieste. Sì. Diciamo un po', quando c'è l'apertura e fin quando dura questa esposizione delle foto? Allora, Le Vie delle Foto quest'anno dura dal 1 aprile al 30 aprile. Facciamo una conferenza stampa, che alla fine è una piccola festicciola di apertura personale, dove ci sono appunto io che spiego a tutti quanti quello che ci saranno le novità dell'anno, e di solito la facciamo un paio di giorni prima dell'apertura, che è il 29 di marzo. Quest'anno facciamo il 29 marzo alle 10:30, ecco, da Eppinger, secondo piano, per chi volesse venire. E poi ogni fotografo ha la possibilità di inaugurare la propria mostra personalmente, perciò non so, quindi durante i primi periodi di aprile, perciò quindi calcola dal 1 al 10 aprile, ci saranno delle inaugurazioni sparse qua e là, ma questa cosa qua verrà scritta sul sito internet successivamente, sul vostro, quindi sì. Le Vie delle Foto, sì, esatto, www.levievedelefoto.it. perfetto. Poi questa apertura, poi mi dicevi anche che siete state anche a Milano al Photoshow. Sì, esatto, siamo stati 2 anni al Photoshow, quest'anno qui e 2 anni fa, perché appunto il Photoshow è una fiera internazionale di fotografia, forse una delle più importanti a livello italiano, e viene ogni 2 anni a Milano, quindi noi ci siamo presi questo 2015, oltretutto c'era anche l'Expo di mezzo, perciò noi abbiamo usufruito intanto di quello che era l'energia positiva che ha portato l'Expo, anche perché io avevo chiesto il patrocinio per l'ultimo nostro catalogo, ovvero il casting call 2015, e l'abbiamo anche ottenuto, insomma è stato per me una cosa, insomma, di tantissimo orgoglio. Assolutamente. Sì. Che quante cose mi dici belle, anche tra l'altro, oltre che promuovere, diciamo, anche in modo turistico la città, città. Penso di Trieste, no? Perché sì, è un bel evento questo, sì, in questo mese di aprile, ma sì, poi sì, ma guarda, ti interrompo, sì, perché voglio raccontare questa cosa qua di Trieste, no?
no, io sono innamoratissima della mia città e quindi quando vado in giro proprio spiego il discorso delle vie delle foto e del perché un locale deve essere utilizzato come posto per ospitare una mostra, e racconto a tutti quanti che appunto a Trieste c'è proprio questa storia, c'è questa passione che Trieste stessa ha per l'utilizzo dei bar, che viene in maniera diversa a quello che succede nel resto dell'Italia. Per esempio il bar o il locale, il luogo di incontro, tutti i comizi politici vengono fatti all'interno dei locali, vengono fatte le presentazioni dei libri all'interno dei locali, sì. Non so, i ragazzi fanno lippe all'interno dei locali, come si dice, bigiano la scuola. No, io ho passato mesi, settimane intere in quel bar dietro la scuola, mia madre adesso lo può sapere. Hai capito? Allora, quindi sì, il locale ha questo legame particolare con il triestino, no? Motivo per il quale quando tu, io spiego fuori, tipo non so, l'anno scorso ero a Bologna, la prima cosa che dico sempre è: il locale per Trieste è importante per questo, è certo. Come se fosse la piazza ed il luogo di incontro, perciò l'arte dentro un posto più visto, più usato, più amato dal triestino, perché no? Linda! Bravissima, ci vorrebbe un applauso adesso. Dopo tutto questo, sì, comunque questo discorso esatto. Che hai fatto, ce n'è anche un altro ancora più vediamo, sono tutti preziosi, ma questo che poi sfocia in beneficenza, sì. Vero? Sì, tutto sì, questo sì, esatto. Noi abbiamo dall'inizio fin da subito deciso questa cosa qua, che alla fine della mostra fotografica ogni fotografo lascia una delle sue opere, dopo c'è qualcuno chiaramente che lascia tutti gli anni, del nostro amico Gerardo, che lui sempre lascia e sempre mette in beneficenza, però insomma di base la regola è una foto, ogni foto viene messa all'asta. Durante gli anni abbiamo fatto diverse cose, abbiamo combinato di tutti i colori, il primo anno era l'asta su Facebook, poi abbiamo fatto la stessa eBay, poi abbiamo fatto una serata di beneficenza dove addirittura è stata presente Fiorella Mannoia, ah. Poi abbiamo fatto una serata per Aurora, abbiamo messo in vendita tutte quante le opere, abbiamo raccolto abbastanza soldi tutti quanti gli anni, sì. Bravissimo. È una cosa che a me piace tanto, è proprio il fatto di poter mettere l'arte a disponibilità di magari chi non... insomma a chi ne ha bisogno, ecco. Certo, ma Linda, allora abbiamo con noi, siamo felicissimi di avere con noi qua su Radio Capodistria Linda Simeone, le vie delle foto è il progetto, magari ripetiamo un attimo sì, allora, dove dai. Possono trovarvi. Allora ci trovano sul sito internet www.levidelefoto.it, poi siamo sempre social addicted, abbiamo Facebook dove appunto il nome della pagina è Le Vie delle Foto, abbiamo ancora che cosa? Abbiamo YouTube, c'è il canale Le Vie delle Foto e anche su Twitter siamo Le Vie delle Foto. Allora grazie, e quindi c'è ancora tempo per iscriversi, sì, c'è ancora tempo per iscriversi, sì, fino a sabato, i ritardatari mi raccomando si vadano adesso sul sito internet e si stampino il modulo e poi lo mandino via mail. Non ci sono premi per i fotografi, adesso mi è venuto in mente. No, e lo sai perché? Perché Le Vie delle Foto deve essere un momento in cui i fotografi creano collante, interagiscono tra di loro, fanno amicizia, parlano, si confidano le tecniche e quando c'è un contest questa cosa qua non avviene, ovvero noi non vogliamo mettere i fotografi in antagonia, non vogliamo che diventino uno nemico dell'altro per vincere un premio. Qua Le Vie delle Foto vuole che le foto siano da mezzo di coesione, da mezzo di unione. Ah, e per te volevo domandarti cos'è una foto, diciamo, perché non essendo fotografo, ma vedo che sei appassionata comunque. Sì. Allora, la fotografia riesce, secondo me, è il modo per esprimere in maniera visiva quello che se no dovresti scrivere in pagine di... ecco, è un momento, un attimo, sì, l'ho preso, esatto. Colto dal fotografo, esatto. È un'emozione, una sensazione, certo, sì. Allora noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Allora, Le Vie delle Foto, il progetto, Linda Simeone, sei l'ideatrice, la direttrice, sì, di tal progetto. Grazie a te. Ci ascoltiamo, ti piacciono i Dire Straits? Assolutamente, dai. Perfetto, mettimeli The Sultans of Swing qua su Radio Capodistria, grazie. Grazie a te.